e quindi si è cercato di creare una lista che fosse al di fuori della politica con tutti i personaggi che vogliono bene la città. Abbiamo le più svariate professioni all'interno della lista, sono tutte al di fuori della politica, come ti dicevo, quindi professionisti, artigiani, commercianti, due medici e basta, non siamo alla lista dei medici come dicono, e quindi di conseguenza che sono tutti prestati per far sì che di portare la loro esperienza, la loro professionalità a favore della città, a favore di tutti i cittadini della città di Arezzo. Una squadra di 32 donne e uomini impegnati nella lista in coalizione per l'elezione a sindaco di Arezzo di Luciano Ralli. La lista civica Curiamo Arezzo si è così presentata nella Sala Rosa del Comune di Arezzo. Ma il nostro programma elettorale è molto variegato, non so se l'hai letto, l'hai visto. Noi abbiamo logicamente i punti più importanti e più immediati sono quelli di ridare lavoro alle persone, perché questo Covid purtroppo ha distrutto una serie di realtà, e quindi ridare lavoro, ridare dignità dal punto di vista ospedale, cercare di dare il meglio possibile e di far sì che l'ospedale di Arezzo venga veramente riportato ai livelli che era una volta, e il turismo, sono le cose più importanti che adesso dobbiamo perseguire. I problemi della scuola non si risolvono neanche semplicemente andando a sistemare le mattonelle, sì, anche quello. La scuola va ripensata sul territorio come momento formativo fondamentale, come elemento di crescita delle nuove generazioni, quindi della città. E allora, ad esempio, un comune, io insisto, benché tutti siamo consapevoli che le competenze dei comuni si fermano alla scuola dell'obbligo, un comune dovrebbe comunque interagire concretamente con altri enti, tipo la provincia, laddove ci sono problemi relativi anche alle scuole superiori. Questo perché, se andiamo invece nel concreto, ad Arezzo l'80-85% degli studenti che frequenta le scuole superiori è comunque un cittadino di Arezzo. Quindi un comune non può limitarsi a dire vabbè, non è un problema mio perché non fa la scuola dell'obbligo. Quindi andare oltre, vedere oltre, che è quello di cui ha bisogno questa città, di una pianificazione, di guardare al futuro in maniera diversa, non soltanto rifare il pavimento laddove è sconnesso. Il programma culturale è un programma 360 gradi, come si suol dire oggi, perché bisogna partire da un'idea forte e indispensabile, che è un progetto di città. Non vanno divisi i campi, ovviamente ci sono dei campi specialistici in cui ognuno deve dare il proprio contributo in base alla propria competenza, e sottolineo anche esperienza, perché gli improvvisati abbiamo visto bene che fanno danno, di qualunque colore essi siano. Però bisogna fare un progetto di città, perché io se occupo e mi occupo di una sezione particolare e poi ho una città sporca, non accogliente, ho una città che ha delle criticità forti, io qui non do colpa a nessuno, è un discorso di diagnosi, di analisi, è chiaro che non vale quello che facciamo nella cultura. Se non partiamo dal presupposto che la città deve essere aperta all'esterno, ma deve essere anche valida per l'interno, una città che fa innamorare tutti, però prima di tutti bisogna che i cittadini siano fortemente innamorati della propria città.